La seconda parte di Animali Fantastici 3 e 4 e Squat ricomincia Bus col duello Albus Aurelius Azopè. Dopo che una particella d'esodio si guadagna la libertà e va sbatte contro la fronte di Credence. Pare una cazzata, ma dopo ne parliamo. Duellone magico con le bacchette. Sono un uomo felice. Però se vince Credence, che ha preso in mano la bacchetta l'altro ieri, Silente è sopravvalutatissimo. È vero pure che c'ha l'Obscure, c'ha la narutata dalla sua e gli tira codate de monnezza. Ma c'è qualcosa di strano. La gente esplode nei bussettini e non dice nemmeno disdicevole, perché non è successo niente in realtà. Silente dietro di lui! Ma dove stanno? La dimensione avversa specchio! Partita alla fase 2! Mischiamosi alla Marvel che Star Wars non va più de moda! Erano qua dentro, pure prima con Grindelwald allora! No, comunque Star Wars scorre potente in loro! Manina no! La difesa no, you! Potentissima! No! Tutto risolto! Marò l'ha crepato in 2 secondi! Non fotti con Albus! Tranne Keller! Musica che sale! Arriva la Fenice! Che fanni, dai! Si mette pure vicino a Silente! E via coi Big Reveal! Mo ha visto l'Obscurus e riconosce Ariana! Che vive in te! È lo stesso Obscurus, dai! Se no perché mi hai detto nel film prima che può passare a parenti? È il quarto fratello, è l'Estrange, è un nato babbano, è un rapitore di ragazzine native americane! E se te stai zitto, te lo dico! Scusa! Quello che ti ha detto Grindelspritz non è vero! Non son Silente, quindi? Sì, quello è vero. E io ti voglio bene, come il fratello che non vorrei mai avere. Che non ho mai avuto. Perché no, ce l'ho! Uno! E basta! Non siamo fratelli. Però sì, tu sei un Silente. Ma come un Silente? Oh, ma sta incuriosì però. Non ha un cazzo di senso, non vedo come possa esserlo veramente un cugino, ma boh. Però il primo tempo, tutto sommato, scorricchia. Le domande sono interessanti e i personaggi ogni tanto parlano di cose che mi interessano. Silente tira fuori il deluminatore. Che ci devi fare? Ti è venuta un'idea? No, ci risucchia la dimensione avversa specchio. Ma che cazzo fa? E poi non lo farà mai più, solo adesso. Ma da quando è che sto coso ha sti poteri allucinanti? A saperlo prima, Ron? Magari saresti stato utile in qualche modo. No, non è vero. Oppure è stata quella goccina di prima? Silente gli ha fatto un Genmaken? L'attacco illusorio, quello dei Cavalieri dello Zodiaco. Sanseia. Tu ricordi di chi? Della Fenice! Dichi. Comunque mi sembra un po' troppo comoda sta dimensione alternativa, dove poi sfonna tutto. Usata mai più, mai vista, non si può fare. Solamente per fare effetti a Michael Bay senza conseguenze. Che tristezza. Oppure, se era il Genmaken, è successo tutto nella sua testa. E chi te lo dice che non sia vero? Ho capito. Ma hai rotto il cazzo con sta storia. Hai rotto il cazzo. E si salutano così, con Credence cappottato da Albus, in una scena, dopo 2 film che lo odia forte 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 forte. Ciao ciao. E ciao ciao. Newt è andato a ripiasse il fratello Alex, che a quanto pare è una prigione sotterranea molto brutta. Tutti i nomi che agguamentano la faccia a queste prigioni. Ma prima perquisizione. E la guardia ciocca le 2 mascottine della serie. Te pare che l'ha lasciata in valigia? Minutaggio su de loro. O come gli vennemo i pupazzelli? Riviviamo i drammatici momenti del primo film. Può tornare a prendervi, eh? Sì, sì, esattamente come il primo film. Pure la guardia ha visto Animali Fantastici 1 e infatti pia per culo. Ma capirai, lo snaso gli ha visto il dente d'oro, l'altro è Master Scassinatore. Bella combo da portasse de notte nei quartieri di Oxmed Nord, pieni de galeoni così. Uno apre, l'altro ripulisce, ma ne parliamo dopo. Perché ora Grindelspritz trippa col macchinone, anni 20, e continua a flashare spoiler futuri, mentre i suoi sostenitori fuori... Yeah! Evviva! Fanculo in Omag! Evviva i Novax! Servirebbe un Novox a sta gente, che sta diventando un po' troppo. Quindi meglio passare da un'altra parte. No! Mi devono amare! Ed esce! Occhio alle statuette volanti del Duomo de Hogwarts.
Ma non succede niente, perché tutti lo amano, tutti lo vogliono, tutti gli danno pacche sul culo. Vergogna. Vox Populi, ecco il terzo candidato a ministro del mondo. Ma lei pensa veramente che quel criminale si possa candidare? Ma sì, sti cazzen. Quello vuole la guerra contro i babbani, alimentando orribili pregiudizi. Allora perderà? Fidatevi della gente, è migliore di come la fate voi, no? Regà, ci hanno fregato. Ritorniamo al gabbio da Newt. Come trova il fratello? A caso. Segue la linea di sto film, tutto a caso. In mezzo al dedalo dei corridoi, de sto postaccio. Ma dove l'hanno messo Teseus? Nella torre della rinascita. Non trova il fratello, ma trova gli animali fantastici, Sbritz. Come il sottotitolo del film vuole. Che carino. Un gamberettino. E poi un altro, un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora. Ho visto una scena simile in un Jurassic Park. Ma che so sti scorpioni strani? Le manticore! I fiammagranchio! Mi viene in mente Hagrid, non so perché. Chiunque sia, no? Non so così amichevolmente fantastici, diciamo. Ma Newt è qui! A risolvere la situazione! Newt Scamatonda! Mani in alto. I granchietti assecondano il pazzo. Ricambio scena. Perché sta succedendo tutto nello stesso momento, presumo. Non si riesce a finire di vedere sto salvataggio. Inquadrano l'aragosta dopo i granchietti. Fanno i meme questi. Mica scrivono le sceneggiature. Ma falli fare i meme. E tu scrivi una cosa seria. Eccoci alla famosa cena elegante. Con delitto. O presunto. Perché lo devono sventare. Che succederà? Chi attenterà? Sto cameriere me fa taglià. Ma che cazzo servi? Rubi galeoni palesemente. Ma mandalo da solo il vassoio! Ridicoli! Sospetto, infatti! Guarda che faccia! In effetti è incazzatissimo! Forse perché anche lui sa che il suo lavoro è inutile! E guarda pure quello accanto alla buzzicona! Jacob! Papano shaming! Primo! Senti chi parla, bus! Secondo! Si dice curvi! Scus! Siamo negli anni 30, devo ancora imparare! Guarda quello accanto alla buzzicurvi! Quello infame, fidete! Ma perché Purello? Il ministro della magia norvegese! Il dottor Ikea! Quello è svedese! E che cambia? Fa la sua comparsa pure Grindelwald! Tutto scacciato! Ma rifatelo il pavione, oh! Manca di che te devi impegnare! Un colpo de bacchetta! Un colpo de mano ormai! Non te vado a fa un cazzo! Brutto vizio per un politico! Ma guarda quanto è bello, Benz! Oh! Il direttore d'orchestra è un folletto! Un elfo! Ma qua l'orchestra? Sono tutto lui! E Beppe Vitosicchio muto! Silente! Quini non degna Jacob di uno sguardo! Manco delle gimenta proprio! Sono troppo impegnata a fa la faccia da psicomagica! Magica. Esplode la scala, pazza gnocca. Madame Santos, che piacere non vederla sbatte contro le finestre e fa incazzare i vecchietti. E niente, salvataggio parte 3. Come se l'è cavata Newt, eh? Come nel film 1, sculettando Redmayne. Che cazzo te fanno fa? No, ma è una tecnica limbica che scoraggia atteggiamenti aggressivi. Sì, la tecnica limbica che scoreggia. Il limbo so sti film per i fan di Harry Potter. Cazzo, una danzetta pure al basilisco e risolve il secondo libro. Ecco il fratello. Ma come l'ha trovato? T'ho detto così, perché sono fratelli. Si attirano come gli Horcrux nei film. E c'è pure la mammina dei granchietti. O il papà. Lob Sausage Blight. Lo sfortunello però è un altro. Marò! Rated vietato ai minori dei gufo! E ora segui il ritmo! Tese, non sei buono. Devi andargli de anche de bacino. Questi passano dal gore alien alle cazzatine in 3 secondi, 3. È inutile! Non ce lo porto il mio cuginetto a vederlo! Altra lucina lucciolina che si spenge. Altro povero disgraziato morto senza motivo, senza processo. Ma che cazzo di sei? Così funziona sta prigione? Che se la lucciolina si rompe il cazzo! Addio! O sono a tempo? Se rimani troppo al gabbio, Auf Wiedersehen. È peggio di Azkaban sto posto. Ma poi se li magna in un attimo. Mastichi un pochino, signora. Le fanno male. Torniamo alla cena. Quini già stava una chiavica bus al film prima. Qua fisse le macchie sul pavimento e piagne, perché si è pentita. Ma se te sei pentita, datte. Eccolo, va da lui. Te lo dice pure Grindelwald. Davvero? Posso andarmene così? Avevamo cazzeggiato senza rancore? Ma no, da Jacob! Da Credence! Ah, giusto, giusto. Perché sbuca pure lui? Ecco.
che a chi fa l'attentato, me sa. Perché mo è fomentato da Silente. Lui è così. Lo piano, lo girano verso qualcuno. E dove va, va? Mo sappia con lui. C'è da dire che è da ammirare, eh? Si incazza solo con i maghi più sgravi di tutti i tempi. Facile con Simus Finnigan. Che ne so. Parlace te che lo vedo incazzato. Vuole andare a karaoke? Meglio de no. Allora digli che per Silente tutta a po'. Quindi va e Jacob ci riprova. Lei accusa un po' di più, ma niente. Un cameriere se guadagna i galeoni portando un vassoio pieno di un liquidino vorticoso che ha una sua volontà, la Ether. Ma è contro Santos l'attentato. E bastava uno spillo. Meno male che c'è X a spiattellarlo via. Jacob in tutto questo se ne sbatte della missione. Rivole solo Queenie. Io le ordino di liberare la mia consorte. Quasi. Ma non è che l'abbia proprio incatenata, eh? Mica l'ho imperiata. Se ne può andare quando gli pare. Ma non lo fa. Rimane per battersi per i suoi diritti. Che io le darò. Non la sto usando solo per i miei scopi, no. Te giuro. Votate per me. Jacob allora è costretto a puntargli il legno che tiene come erfero. Mi fa tagliare sta cosa. Ma giusta. Lui ha fatto la guerra, la bacchetta la tiene così. Plot twist, eh? Il ministro norvegese è infame, come pensava Jacob, perché lo manna bevuto. Attentato. E così noi scopriamo che l'attentato non dovevano sventarlo, dovevano compierlo. E sembra che sia X a fargli fare le cose. Lo manovra. Evoca la nuvola dei fantozzi. E non capisco se è stata la bacchetta de martellone o X. Ma che ne so. Però so che se gliel'ha data Silente sta bacchetta e gli ha pure chiesto poco prima, ce l'hai ancora, sì? Sì. Vuol dire che voleva tutto questo. E io mi chiedo, voi volete fermare la guerra? Voi la scatenate la guerra. Gli è dato altri pretesti per il razzismo contro i babbani. Perché lo sanno che è babbano. E nessuno si chiede come ha fatto a fare la magia? Vabbè. Ma chi va insegnato a aiutare la gente? Dobby? Queenie è diventata la Cesira dei poracci. Bionda, cattiva, vestita di nero, disillusa, triste. Ma non sarai mai grande come lei. Terribile, sì, ma grande. E Yusuf se la porta via. Mentre lei dà una manina, almeno che prova, a Jacob. Primo accenno tangibile del ripassaggio al lato chiaro della magia. È portato. X srotola il rotolone. Perché lei usa la carta, c'ha sta gimmick. È la tipa di Naruto, amica di Pain. Ma il Pain lo sento io vedendo sto film. Scena d'azione rallenti. Dai hard col babbano. Ma tu vai, ma che fai? Ma te schioppa il fegato. Tirategli una vada che d'avre, ciao. Ritorniamo alla prigione, perché è il momento del best duo mascottino kawaii, Asticello e Snaso. Snaso che ce l'ha con sta cravatta, è stato colpito dall'incanto Fashion Victim. Ma non è meglio il dente, scusami. L'asticello con la bacchetta di Newt cade, ma lo Snaso salta in suo soccorso. Pia i sordi sicuro. Grazie amiciccio, ma levate dal cazzo. Oh, ma che carino! È venale! No, si poteva spezzare l'asticello, la bacchetta, la missione, la trama! La ludopatia! Newt e Teseus continuano a sculettare. E alla fine aveva ragione Newt. Teseus ne è buono. Oh oh! E alla fine arriva mamma. Ma ha sparato qualcosa dalla coda? Sparacoda? Ma che è uno schiopodo sparacoda? In anni dei video ho sempre detto che avrei voluto vedere uno schiopodo a schermo. Ce l'avevo le vibes Hagrid. E lui? Mi pare un po' troppo grande. Ma va a capire quanto possono diventare grossi. Ma non è possibile. Gli schiopodi li ha inventati Hagrid. Non cominciamo a dire che Hagrid è ferbutere perché divento pazzo, eh. Mi trovate scalzo al sammungo. Dovrebbe essere una manticora e basta comunque. Va bene. Schiopodi, dove siete? Azione random che non porta a niente. Azione random che non porta a niente. Snaso con asticello sopra. Tipo cavaliere della giostra. Carica! Sti due uniti, fossi in te avrei paura. Raggiungono Newt. Accio Snaso. Chiappa la cravatta che è importantissima. Che si scopre essere una passaporta. Per dove? Per Hogwarts. Bella cinta, che è? Babba Naga? Comunque niente. Vedo Hogwarts e so felice. C'è un cazzo da fa. Vedo boccini in natura e so meno felice. Ah no, stanno a giocare, ok. Ad aspettarli lì trovano X e Jacob, intento a cazzeggiare con gli studenti. Bullandosi con loro riguardo la sua
sua bacchetta nuova. Manco fosse Draco. Fammi vedere. Non mi pare ci sia un nucleo. Eh no, è troppo potente. Potreste farvi male. Oh, ma noi siamo maghi. Studiamo da anni. Io non credo nemmeno tu abbia finito le elementari babbane. Non vedo questo cosa c'entri, il mio lavoro manuale. Ma dammi quel pezzo di legno ricamato. Se ne vanno. Non prima d'aver fatto cringiare, cazzina. Va come cringia l'attrice. Guarda l'esatto momento. E Jacob è contento. Perché Serpeverde mi hanno regalato sti dolciumi molto gustosi. Studio le diverse pasticcerie. Non capisco cosa sia questo concentrato di proteine. Dal sapore particolare. Pungente. Stuzzicante. So scarafaggi a grappolo, zì. Ma chiamati così per via della forma inusuale. No, no, so proprio Baca Rozzi. È il cibo del futuro, ma noi stiamo nel passato. Coglione. Poraccio. Lavami la tunica col sudore della fronte. Ragazzi, complimenti. È andato tutto secondo il piano. Ma se il piano era non averlo. Appunto. E poi qual era il piano? Far credere al mondo magico che i babbani sono cattivi. No, il fatto che X abbia sventato il piano dei babbani cattivi. Oppure intendeva il calice semovente. Volevano ammazzare Santos in realtà. E vabbè, l'avemo salvata, fa sempre piacere. Ma poi il casino con Jacob? Perché? A cosa è servito? Silente se mette a scarabocchiare. Silente? Te fermi? Ma che sta... E voilà! Ah, ma era una penna 3D! Bob Ross, troppi blu cobalti devi smischiettare! Che paese, eh? Il Bhutan! Bra! 3 punti a tasso rosso? Ma come 3 punti a Burciaro? Me fossi chiamato Potte? 300! Ma perché ci fanno vedere il Bhutan, situato all'est dell'Himalaya? Perché è molto radimag chic, non trovi? Non trovi? Esotico! Non vede? Ed è là che dovemo annà! Sta diventando Jojo sta serie di film! Vanno dappertutto! Perché è là che si terranno le elezioni del boss dell'universo magico! Tra Santos Liu e Grindelspritz! Che fino a ieri era un indagato dalla giustizia che aveva rapporti strani con esponenti della malavita e oggi un candidato. Ma sì, dai, andiamo a Bhutan! Il Bhutan Tour! Ma è il Bhutan. Ma prima capatina da Aberfort, che dà da mangiare al Chilin. Oh, Sunderfort l'ha preso in simpatia. Te credo, somiglia quasi a una capretta che non c'è. E non è che intendo la stessa sempre. Nei commenti ho letto: ma non puoi pretendere che una capra campi così a lungo. Innanzitutto bisogna vedere dove sta rispetto alla panca. Le cambia le capre. Come te far cane, lui c'ha la capra. Devo spiegare se... Dov'è la capra? È tornata pure Bounty con le bestiole magiche! Yeah! Minutaggio di CGI costosissima! Sarete tutti ospitati da Aberfort. Spero che per voi lo stile Silent Hill non sia un problema. Magnate! Non che mi interessi, eh? Ce n'è altro poi, se lo volete. Anche se vi potete pure strozzare per me. Sunder fortissimo! È giunto il momento di parlare un po' del Chilin. Dai, dice un po'. È incredibilmente raro. Sì, sono tutte rare ste bestie, porco zio. No, ma questo è più raro dell'artrisese. Perché? Perché ti può leggere nell'anima. Ma che cos'è un cerbiatto profeta legitimens? Nell'anima! Nel... è diverso! E se sei bravo e degno, lui lo sa. Wow, che altra novità incredibile! Mai sentita! Per esempio quei fenici! Questo è una fenice quadrupede! Ma perché poi tutti sti animali constatano, riconoscono, mandano bevuta a gente? Lui! Tutte bestie brumotti! No, è diverso da fenice! Perché con quelli bravi lui si inchina! Vabbè, allora! Già visto pure questo! È una fenice ippogrifo! Chiamalo ippofenice e sappiamo di che stiamo a parlare! Finita proprio la fantasia! Animali riciclati e comunilli insieme per farne altri! C'era un tempo in cui era il Chilin a scegliere il nostro leader. Ma poi vi siete resi conto che era una stronzata e la democrazia sarebbe stata l'opzione migliore e seria. No, poi si sono estinti. Ma come li hanno tirati giù che ci vogliono 2 Avada Kedavra e mezzo per ammazzarne una? Debole di parto. Ma no, lui sceglie il top proprio, no? Quelli bra, sceglie quello che tiene al popolo. Ho capito, ma il popolo ha diritto di scegliere uguale. No, lui sceglie per il bene superiore. Il Chilin fa amicizia anche con Jacob. Ovviamente con Newt no.
Dovrebbe essere lui quello affine alle bestie, ma gli sputano in faccia dai tempi della scimmia al film 1. Jacob. Ok. Mentre lo specchio scrive canzoni di Bublé. Vanno a casa, Credence. E ci potevi pensare prima di imbrutti a Elvis a Tokyo. Attenzione, scena bellissima. Newt si impiccia dei discorsi privati. Perché questo fa. Si accorge che sparlottano, no? Mica se ne va. Se deve far cioccata silente. Che figura da marciotto, Newt. Albus, perché lo specchio canta? Zit, zit, zit. Non hai capito che nelle scene dove sto io parlo io e voi abbozzate? Chiudi la porta. Ti devo raccontare tutta la sottotrama di Credence. Oh, finalmente! Sei pronto? Sì. Sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Sì, so tre firme che so sicuro che mo' fa vedere. Dagli un po'! È figlio di Aberforth. Ah, aspetta. Sono calmo. Come? Allora, mo' te spiego. Non c'è un cazzo da spiegare! Ma con chi l'ha fatto? Con la capra! Unica spiegazione plausibile! Altra spiegazione, anche se un po'... con Ariana! È il più silente dei silenti. Silente da tutte e due le parti. Il super silente di primo grado. La madre non poteva essere Kendra. O vedi? Le date non coincidono. Tutto poteva essere Credence. Ma mai avrei pensato, immaginato, ponderato, cristiato che la soluzione fosse mo Aberforth scopa. Sì, vabbè. Il tira merda ovina. Il fuori di zucca, come disse Enid Smick, residente di Godric's Hollow. Cioè siamo proprio allo stravolgere la personalità della gente. Silente va mignon. Potte. Goblin. Tato. A sto punto Aberforth stava sempre appresso alla sorella. Non ha potuto vivere per questo, per dare retta alla famiglia. Esattamente quello che non voleva fare Silente da giovane. Mori morchia a Godric's Hollow. L'estate che Silente e Grindelwald se so innamorati. Messa una incinta, addio. Ma tu ci avevi 18 anni. Aberforth è più piccolo di te. Ma che l'ha fatta a 15 anni? Ragazzo capra, ragazzo padre. E mi hai mandato mezzo galeone d'alimenti. Lasciando perdere che in sti anni dei libri non se so mai detti. Oh scusa, oh mio nipote. Ma vabbè. Ma in tutto questo, la cosa che veramente fa incazzare come basilischi accecati a caso è che il segreto che se portiamo appresso da tre film è spiegato con due righe di sceneggiatura, anzi una. E tuo figlio ha trombato random, fine. Uno che cosa pensa, immagina, fa? C'è sta gente che difende st'abominio. Tutte le teorie, le cose. Tromba in vacanza! Letteralmente il plot twist è famoli scopà così de botto senza senso. Invio, ciao e vaffanculo. Ma te pare una roba scritta bene questa? Dimmo te! A me pare tutto vaghissimo, non te danno mezza risposta. Non voglio influenzare, io dico la mia opinione. La madre chi è? Una a caso, non si è mai vista e mai si vedrà. No, era questa quindi! Cioè sta signora c'ha 15, 16, c'ha 7 anni, quanti cazzo ce ne aveva? Visto che era l'estate che Silente e Grindelwald hanno fatto roba. Questa qui? Questa ne ha 42. Questa era Giusy Ferreri in vacanza in Inghilterra. Non ti scordar mai di me, era riferita a Aberforth. Una maga! Ma signora! Un accio ragazzino! Non se poteva fa! Con gli snasi sì, col pupo no! Annega la rincoglionita! Ma un testa a bolla! A meno che non sia una babbana! Quindi questo fa di Credence un half blood! Non lo so! Comunque sarebbe stato sceneggiativamente molto più coraggioso con la capra. Io punto ancora sulla capra come madre. È più plausibile! O sai chi è la madre di Credence? Toriel! E ultima cosa, il Strange? Il bambino annegato quindi era veramente Corvus. Voi mi dite che quello forse non era l'ultimo Strange. Però se così fosse, chi sopia il cognome? Yusuf? Ma c'entra cazzo! Si adottano come le famiglie romane questi ormai. Poi Yusuf, capofamiglia della famiglia razzistissima. Ma che i Strange si incazzano perché sono stronzi! Il Strange, regà, non ti diranno mai un cazzo. Questa è la verità. Non avrai risposta. Avrai il... Facciamo scopare. Ma allora che cosa ti incazza?
cazzi così lente che ti lasci a casa con tua sorella. Se esci pure a fa danni, fa bene a tenerti in casa. Disconosci i ragazzini. Silente, rendigli il cazzotto sul naso, ingiustamente dato all'epoca del funerale. Vabbè, e Credence l'avevo risolto. Invece Ariana era un obscurale. E dai cazzo, lo sapevo. Ma per forza MN04. Questo invece è un altro retcon che può avere senso. Lo vedi che non rompi i coglioni per forza. Perché se questa esplosione di magia di Ariana me la vuoi chiamare Obscurus anziché stress post traumatico per quello che era successo con i ragazzini babbani, io lo posso pure accettare. È un'aggiunta, una cosa che già esisteva e c'è sta. È che a sto punto pensavo fossero più legati sti Obscurus. Come t'ho detto, magari era lo stesso che passava tra parenti in qualche modo. Un parassita che s'attacca agli carcagni. Perché lo disse lui che passava fra parenti. Ma so frasi buttate là a caso. Perché ora Credence è diventato insalvabile. Ma come? Ma perché? Che è cambiato? La fedina penale, eh? Che la fenice è scarburata. Lo segue perché sa che sta per morire. Ah, è per questo che sembrava un po' più scuretta. L'avevo notato. C'aveva un senso. Anche se non è mai stata scarica durante il sesto libro, Silente. Te lo ricordi il sesto libro? Quando eri certo che sta per morire, certo. C'avevi massimo un anno. Perché non era turbo diesel la fenice allora, Silente? Perché cambiate le cose in utili solo per far sbroccare persone? E quando muore la fenice che magari è un po' scarburata vecchietta, te lo ricordi? No, deve ancora succedere. Ma la coerenza non ha più un cazzo di senso? E com'è morta sua sorella? Leggi il settimo libro. Dai, sono fracca de pagine. Guarda i 7 video del Trono del Muori, che lo riassume prendendo come spunto gli ultimi 2 film. Sì, so tipo 6 ore di riassunto. Va bene, te lo dico. Io e Gellert volevamo compiere l'antico incanto Fuitinus. Ma mio fratello non approvava. Tanto caruccio, fai il zuppetto e buone. E se scopre che è omofobus? Omofobus! E non si cura dei suoi figli? Cazzo, ma è fatta una merda! No, infatti! Diglielo bene, Silente! Non è che non approvava! È che stavi a scappare dalle tue responsabilità! Lo stavi a lasciare con una sorella malata! Dopo aver seppellito una madre mezza matta! E lo sai anche te che li consideravi palle al piede! Pluffe proprio! Dai un po'! Fai vedere i veri motivi, film! I sentimenti! I sensi di colpa di Silente! Giovane che sbaglia! Ci sta, giustamente, era un pischello, nessuno è perfetto! E poi fa la scelta! Così pari a Aberforth lo stronzo! Non approvava! Aberforth estrasse la bacchetta quando era importante usarle. Grindespritz pure, me metto in mezzo, tutti incantesimi che rimbarzeno. Arriva pure Ariana. Ma che è sto casino? Puff! Non si sa quale incantesimo l'abbia centrata in petto. E non lo voglio sapere. Questo è un altro dei motivi per cui Silente aspettò fino al 2 novembre 1945 prima di fermare Grindespritz. Lo so, ma anche l'amore ci sta. Vabbè, dai, comunque, stava male. È stata una specie di eutamagia. De meno. No, Newt, non deludermi. Ma che cazzo vuoi? Ma mica vivo per rendere fiero a te. Nel senso che la tua sincerità è un dono. Impostati su 100% di verità. Ma che sta alludendo al fatto che l'Asperger sia un dono? Non, guarda, non voglio più entrarci in sto discorso. Ok, sei un egoista bastardo che voleva vivere il suo sogno d'amore con un pezzo di sterco d'asticello che chiamavi tesoruccio inebriato dai dei di dominio sui più deboli e hai mandato a fanculo chi te voleva bene, succede il casino e piagni? Piagni dopo? Te schifano pure i coccodrilli. E io ce parlo, ce l'ho in valigia. Perfetto. No, Albus, non te lo dico. Siamo imperfetti, siamo fallaci, siamo oriani. Anche se commettiamo errori, possiamo riabilitarci o almeno provarci. Basta sceglierlo. Le scelte! Non mi rigirate le frasi mie, mannaggi sorbetti al limone! Come tu hai scelto di mettere la cravatta! E io sto fiocchettino, un mini papillon, che è? Tutti in giacca e cravatta sempre. Sempre. Io non ho ancora visto Young Silente con vestito da mago. Te? Bah. Poi da vecchio è stravagante! Sei rimbambito! Questa è la verità! Riunione di partito! A badare per fermare il babbano! Ladies and gentlemen! Tutti quei discorsi moderatini di prima mi sono serviti per arrivare qua. Mo che ci sono arrivato? Bordellus! Yeah! Ma come yeah? Sì, yeah! Tu lo sai dentro di te che questa è la scelta giusta, te lo dico.
perché t'è morta la sorella? Sembri al tipo mio, manipolabili, che ho traumi pregressi. Che sta fasi lentata! Qua è il film, vuole buttarla in caciara. Se tu avessi dei dubbi sulla lealtà di Yusuf, verso Grindesbris intendo, perché questo non sta a tradire, in realtà è brava. Adesso ti vogliono far credere che forse, dopo il discorsetto magivazionale, What are you? An idiot sandwich. Ha veramente joinato il lato Obscurus. No, è impossibile. È inutile che ci provate, che carini. Non mi convincerete mai. Per favore. Cadavere di Cilin. No, poverino. Cosa fa col cadaverino nella jacuzzi? Mi scusi. Salento. Trulli fantastici, e dove trovarli? Reinnerva. Ma Reinnerva Minerva. Cazzo, reinnervi le braciole. Perché questo è ormai. Non è svenuto, è morto. Era tutto un incantesimo, diciamo, per far repoppare il quagliuncello. Ma con quale ciuffettino sbarazzino mi sconfiggi la morte, Grindelwald? Padronissimo! Ma questo ha risuscitato a capra. Ma non si può fa. Mi mandi in vacca tutto il settimo libro. Quello che va nell'aldellà rimane nell'aldellà o diventi fantasma. Questo è troppo. È così troppo che mi fa pensare che non è proprio così. Vedremo. Ma io qui stavo a flashare tutte cose del tipo: cosa ci farà adesso? Lo vuole riammazzare? Per avere altre visioni? No, perché ce l'ha lui le visioni. Ma io ti dico che se l'avesse risgozzato sarebbe stato un bastardo. Ma fico. Se le visioni le avesse avute grazie al cerbiatto, magari continuò a farlo per avere altre visioni. Una scena terribile, terribile, che te fa male dentro, lo so. Ma questo dovrebbe fare un film. Scuoterti, farti pensare, empatizzare. Pensa, pensa. Farti capire fin dove si spingono gli stronzi. Veramente, pensa se fosse stato un ciclo dove lo resuscitava e lo risgozzava ogni tot, per vedere il futuro. Straziante. Avrei pianto l'anima, ma forte. Infatti qui ho paura che risucceda come gli altri. E invece no, lui vede le cose da solo, scoprendo così l'esistenza di Romolo. Solo adesso, a più di metà film, lo sapevate? Vinda! Cosa da dire a tua discolpa? Carrefour, va bene. E tu? Qui succedono talmente tante cose che non voglio manco capirle. Si smaterializza, mani in faccia, bacchetta lasciata sul comodino. È la tua ultima possibilità! Grindesbris rivela la sua vera natura e nessuno se ne va. Non si capisce perché. Perché non hanno un posto dove andare. Anche se basterebbe lasciare l'edificio. Ci saranno mille motivazioni, per carità. Ma così Grindesbris cambia atteggiamento da un giorno a un altro e rimani. Ci aveva messo due film a convincerlo con le buone. Te volevano far vedere che non era un cattivo tipico che minaccia. Nemmeno ricatta. Ma che convince. Era un evil silente. Era questo il bello suo. Sto cazzo. Prima ha fallito con silente la sua missione in teoria. E vabbè. Mo passato alle cattive, perché Credence non ha visto un uovo. Che? Un uomo. Che il gazzellone ha partorito dopo. Nessuno l'ha visto, manco Newt l'aveva visto. E ok. Ma come Queenie? Datte pure te, Credence. Corri, zì. Corri che sei abituato. Sia nella vita vera che nella fiction. Diciamo che Grindesbris si svela. Voglio sgozzare pure quello. Mo che è fresco. Su su. Hogwarts. Un'altra volta. La stanza delle necessità. Cristo Dio. Ladro graporca doloratissima. Silente non la conosce la stanza delle necessità. Ci è capitato per caso una volta, quando cercava un cesso. Cesso! Toileturu! Gabinetto! Ma te pare che Silente non la conosce? Così è scritto! Harry Potter e il calice tra Grasfritz, pagina 357. Io non mi sognerei mai di pretendere di sapere tutti i segreti di Hogwarts. Igor, disse Silente in tono amabile, cioè quello che non ha mai usato nei film. Solo stamattina, per esempio, ho preso la direzione sbagliata mentre andavo in bagno e mi sono ritrovato in una stanza di magnifiche proporzioni che non avevo mai visto prima, che ospitava una collezione di vasi da notte davvero notevole. Quando sono tornato indietro per guardare meglio, ho scoperto che la stanza era sparita, ma devo tenerla d'occhio. È probabile che sia accessibile solo alle 5:30 del mattino o che compaia solo quando la luna è un quarto.
foto, o quando colui che la cerca ha la vescica straordinariamente gonfia. Fermamose qua. E con l'ultima ci aveva quasi preso, perché è poppata quando lui doveva andare al bagno e che gli ha fatto trovare i vasi da notte. Ma lui non sa un cazzo, perché da vecchio si scorda le stanze che ha usato nel 1930. T'eri bevuto una cassa di burro birra prima d'entrare oggi. C'evi la vescica come la viverna d'inizio film. E ci sta che non la conosca e la scopra così pei gabinetti. Fa ride. Carcola che quelli che conoscono più Hogwarts so. Classifica: Welcome to Watch Tron. Terzo posto, Gazza. Secondo posto, Fred e George. Primo posto, i malandrini. Questi so, perché so quelli che sa so girata di più negli anni. Anche se secondo me chi dà una pista a tutti è Mrs. Spur. Invece qua no, tutti sanno tutto, nessuno è più Boris il Basito. Le serie TV sono scritte meglio di sti film. Guarda Better Call Saul, che sono stati attenti per fare in modo che ne so, personaggi non si incontrassero, perché poi sarebbe stato strano in Breaking Bad. Invece a Hollywood non gliene frega un cazzo. Al centro della stanza ci sono 5 valigie. Bounty ne aveva fatte fa 6, più quella vera, le 7 valigie. Ti ricorda qualcosa? Te lo dico io. I 7 potte. Oh, io penso a questo. Ed è un'aggiunta bella del film, perché nei libri i 7 potte fu un'idea di Mundungus, inseritagli, inceptionatagli da Piton, a cui l'aveva suggerita Silente. E io voglio credere che gliel'ha suggerita a Piton, perché lo fece qua, con l'esperienza maturata nel passato, in questo film. Certo, un po' pericoloso Silente, eh? Sempre questo, fare copie della roba che vuole protegge. Ma lui ha pochi piani e usa quelli. Questo mi piace. Lo vedi che quando volete le scrivete le cose belle? Magari ce lo vedo solo io e ve sto a dare un po' troppi meriti. Però potete fare tutto un film così, perché così quando uno se legge o rilegge i libri arriva a quel punto e ripensa pure contento al film, perché si inserisce bene. Ma è tanto difficile scriverlo tutto così? Secondo me no. Io non ci credo che non è possibile. Basta metterci un po' d'attenzione e non accasciarsi sui galeoni. E come esce esce, maledictus. Outfit dottor Wulente. E fate il vostro gioco, signore. Magi time. A me fa cagare. E fai bene. Il primo è Jacob. No, no, quella no. Questa? Fidete. Ma è una truffa allucinante. Notaio, chiamate la Gringot, non pagamo un cazzo. Sto nano de merda babbano che un fai magie. Scelta, virgolette, la valigia, tutti se buttano in sto girello. Un cryptexone. Sono risorvi, trovi i parenti di Gesù Cristo. Una passaportona. Ma che cos'è? Ovviamente non lo sapremo mai. E io mi chiedo, hai dovuto scomodare la stanza delle necessità andando contro i libri? Tutto sto casino? Pena passaporta? Stanza delle necessità? Che a parte l'incanto Gemini che te sputtana la scena col babbano artigiano, te la sputtana ancora di più? Perché te la faceva la stanza altre 6 valigie di merda? Visto che la conosci a quanto pare. Andate, forza! Butan Tour! Perché abbiamo capito che è qui che si elegge il sovrano degli incantesimi, nel Bhutan. Discorsetto del primo ministro tedesco. E io vorrei tanto, nel prossimo film, se lo fanno, vederlo in comunella con Buttella, col primo ministro babbano, che tu conosci bene per dei film pregressi. Per una volta due ministri di un paese, quello magico e non, che si alleano veramente. Mai successo. E ci mandano tutto a schifio, infatti. Oppure magari al cancelliere, lo imperiano. E si scopre che era solo un povero piccino manipolato. No, questo no. Ma se lo scrivessero bene, veramente con sti intrecci babbani e maghi che potrebbero allearsi contro chi non gli sta bene, o loro proprio appunto trasfigurati metamorfo maghi, come t'ho detto nella prima parte, se lo scrivono bene verrebbe fuori una cosa bella. E ti dirò di più, dicono che il prossimo film, se lo fanno, sarà ambientato in Italia. Dicono, fai vinci i fascisti e usano appunto un fascio di spighe col nucleo di treno che arriva in orario, si alleano coi tedeschi e joinano tutti il male puro. E al quinto film, la guerra. C'è chi mi dice che è un po' troppo scomodare la guerra e intrecciarla in questi film. Però è un fantasy, è un what if che può essere rispettosissimo. Poi hanno iniziato loro, te la fanno vedere al film prima la guerra. Tutto dovrebbe andare a parallà, se no che me la fa vedere a fa? Quindi se può fa, soprattutto perché appunto è tutto legato, 2 novembre 45, proprio quando stava a finire la guerra. È una bella idea secondo me. Warner, chiama me per fa sti film, se il livello è questo, chiamami e io sussurrerò sto cazzo. E poi il ministren non può essere così cattivo, c'ha pure in braccio il pupetto. Ah,
amici magici, siccome siamo così divisi dai nostri pregiudizi, le nostre differenze e tutte quelle robe, facciamo scegliere a lui, a My Little Pony, chi sarà il nostro capo. No, ma dai, ma guarda che musettino. Votiamo per scegliere se far scegliere al cerbiato o no. Pensate che Grindelwald l'ha salvato. Ok, ma ci sarebbe una crisi di governo. Questo piccolino era legato sul balcone, sotto al sole, e i nostri angeli in bacchetta l'hanno liberato. Mentre gli altri che fanno? Perdono tempo con lo Ius Babbanus a casa loro. Sì. Ma è questa casa loro? No, in Babbri, la terra dei babbani. Ma non esiste Babbrica, Abbrica. Gli scagnozzi sui tetti controllano la folla, facendo bene il lavoro loro, perché li scioccano subito. Allora Silente coglie l'occasione per dire a Jacob che la sua valigia, Scavicchio, non ha il premio. Perché non voleva fargli correre pericoli, per questo gli ha fatto cambiare valigia. Superò. Lo so, sono solo un babbano, c'avete ragione, non posso fare avventure con voi. Ipero! No, infatti, se vola una pizza vada che d'avra, a prima la tua. Ma lei ha qualcosa che gli altri non hanno. Sa cosa? Sì, la panza. La pienezza. Oh, c'ero quasi. Dei sentimenti, delle cose belle. La pienezza di cuore. O quello che è, solite cose. Se beccamo! Tutti processano felici, mentre pure X e Teseus vengono scioccati, ricongiungendosi. Sguardino. Oh, qui parte la ship, la barca, il nottetempo. Teseus ha un tipo, diciamo. Soffre il fascino dei Jasmine. Ci sono pure i Dodo, che carini. Guarda, mo appena semenano se danno. Semenano e se danno. O vedi? Fico. Un po' di schioppetti dopo. Boh, l'ha appiccicato al muro, bus real. Bansky totalus. E finisce con gente che gli punta la bacchetta da dietro, come prima, e prima ancora. Facce caso, 99% dei combattimenti finiscono così. Anche Newt viene scioccato, ma Jacob lo salva usando la sua signature move, la valigiata. Doppia stavolta. Ma ricordo quella, fa male. Jacob il babbano più utile dei tre maghi. Così è. Ma cosa c'era dentro la valigia numero 1 e la valigia numero 2 e la valigia numero 3? In quella numero 1 c'era una assortimento della pasticceria Kowalski. Dai, poteva andare peggio. Poteva andare come la valigia numero 2 o 3, non mi ricordo, che è piena di libri mostri. Oh, no, non così. Ci dovete fare le carezzine. Ma anche quella di Jacob comunque è una trappola, perché le paste si moltiplicano. Le paste si moltiplicano, le valigie no. No, trono, non si possono portare oggetti magici magari. Un saluto ai commenti. Cioè, avete ragione anche a dirvelo, sto scherzando. Io non capisco, solo per fargli fare le scenette a questa. Comunque il cibo si può moltiplicare. Creare no, moltiplicare sì. Le 5 leggi di Gump. E nell'ultima ci sono le robe di Quinfritz. Aia, proprio lì in mezzo. Questo non era un bolide, era un boldile. Come dice il proverbio, se mio nonno c'aveva tre palle, era in campo da Quidditch. Godric Gryffindor. Ma le palle sono quattro, tre tipi di palle. Non fa il fiscale. Era uscito pure un boccino che torna da Silente. Sì, come no, quello se dà. Mica è bocci. Mica è bocci la fenice, mica te segue. Pure James insaccato Potte e Harry lo facevano allontanare quel tanto che bastava per poi ripiarlo al volo, no? Era anche una skill. Pallinai riflessi quando ci giochicchiavano. Lasciamo sta. Jacob segue la folla e viene intercettato da Queenie. Che mica cambierà idea. Non famo che Queenie cambia idea, perché non me lo aspetterei. No, dal minuto uno si sapeva. Uno. E vorrebbe tornare a casa, ma non può, mannaggia. Ma perché? Perché certi sbagli sono irreparabili. Ma non hai fatto un cazzo, sorella! Non sei manco ricercata! Basta! Stai con Jacob, datte! Non c'è una motivazione reale, tipo un ricatto. A parte che magari gli va presso Grindelwald. Se vuole vendicare. Ma quello c'ha da fa. E poi c'è tutto il team del buoni alle spalle, che gli sta comunque andando contro. Non è in ostaggio nessuno. Non può scappare, perché no? Perché sono seguita. E dove stanno mo? Li ho seminati. Porca!
Ma mo mi ritrovano. Ho solo il tempo di fare il discorsetto strappagoamenti dagli occhi. Ma se invece usassimo sto tempo per smaterializzasse via, come ha fatto Silente prima? No, no, non ti amo più. Ok, chiudi gli occhi. Questo è peggio del pezzo dentro l'ufficio francese. Missione segreta, se fermano per vedere fotine. Ti ricordi? Questo gli fa il mansplaining, il babbano planning terapeutico. Mentre lei ha seminato queste ipotetiche persone che la seguono. Sta fuori come la torre d'astronomia, Jacob. Lascia acqua e vattene. Immagina il tuo posto felice. E ora guarda, ti devo dire una cosa. Cosa? Ci hanno beccato. Oh, no, Hollywood, basta far passare il messaggio che ste scene sono scusabili. Guarda che cazzo hai fatto, Marvel. Perché è colpa tua questa, Disney, con la tua scrittura poverella e i tuoi eroi coi valori da quattro zellini che rischiano i multiversi per far contento un ragazzino arachnide de merda che lo riconoscono, te devono sputare quando te riconoscono, Tom Holland, ma na vita. Non è vero, un saluto, poverino. Ma avete distrutto un media. Non puoi scrivere un film così. Un maggiore di 11 anni e mezzo vede ste cose, sti pretesti per catturare le persone, mica per una cosa da poco, e si chiede. Io avrei fatto lo stesso, o mi sarei dato nei 5 minuti prima di chiacchiere e poi magari le chiacchiere. Newt fa tutta sta strada e poi fa se frega la valigia. E no, t'attacchi, bus! Ma prego, mi segua nell'increzzo VIP. Lei è un Pippo Paolo. Ma che vuoi? Ma chi sei? Io sono Frau Blücher. Sto nitrito, ho già sentito. Ma mi chiede di seguirla. Perché dovrei? Non essere scontato? Te stiamo a fare prepotenze. Io scherzare! Fetteschi essere famosen per senso di umorismo. Ah sì? Mi manda silente. Sì! Te ciuren! Ma non è vero un cazzo. Te dico fideten! Non ok! Allora senti, dim. Heil Hydra! Convinto? No! Indovina come finisce? Bacchetta da dietro. Toh, un giovane Sakebolt. Sì, vabbè, mottere dei teschi dell'anni 30. Catturato! In tutto questo, X e Teseus stanno ancora qua, arrestati dalla brigata capeggiata da Yusuf, che si rivela una spia di Silente. Che colpo di scena! Carini che ci avete provato a farcela crede. Tenerelli, sceneggiatura tenerella. Come ha fatto Yusuf a non farsi sgamà? Perché Queenie si è stata zitta. Ma che ne sapeva Silente che Queenie non avrebbe detto niente? Perché si fida delle persone. Sì, vabbè, il piano è non avere un piano, tranne mandare bounty e Yusuf a far cose. Yusuf che ha rinunciato ai ricordi della sorella. Vabbè, ha rinunciato alla fine del secondo film. L'ha vista tre volte l'età. Torniamo da Newt, a cui hanno zottato la valigia, ma continuano a non volerlo rendere incapace di mettergli gli asticelli tra le ruote. E due? E ve cercate allora, volete perdere? Queste sono le elezioni per sindaco di Roma. Lo ributtano in mezzo alla folla. Ma chi so sti pastelli, mo? Plasmeremo il nostro mondo, ma anche quello non magico. Quindi dai un po'. Eleggiamo sto capo della confederazione magica. Inutile. Newt sale le scale e nessuno lo ferma. C'è uno qui. C'è uno qui, guarda! Taglio, scena dopo! Lui che corre! Che aveva? Il Green Pass! Va, Scamander, va! Ma è una cheat, è sventura! Newt Ventura, missione Bhutan! Perché non lo fermano? Perché non c'è niente da fermare! Rivuole sua faliccia! Tiè! No! Disastro ambientale, 14.000 specie estinte! Sempre con questo effettino bruciacchiatino nero-arancione che gli piace tanto. Gli snasetti, no! Non era mai nella vita quella la valigia originale, mai! Quindi sto chilling è quello dei Grindesbritz, se mi fai capire. Non l'avete ancora trovato? È questo che sta scegliendo il degno che regnerà su Midgard e pure su Asgard! E questo mi fa pensare che non sia resuscitato davvero, visto che Grindesbritz vuole che scelga lui. Tra i due candidati di prima, il terzo fa la frode, è tipo una marionetta, uno zombettino, un infero. È proprio lei, The Walking Deer. Perché infatti si inchina a lui. Yeah! Boo! Mo ci penso io a te. Mi sta rovinando il momento. L'ha scelto perché lui ha visto la forza. Sì!
La perseveranza! Sì! La convalescenza! Sì! Quello che ti pare, sì! Insomma, è tanto bravo. Due minuti dopo, guerra ai babbani. E tutti. Sì! Pure i moderati o quelli che volevano votare gli altri due. Sì! Vabbè, buttano Jacob sul palco. Aia! E gli portano via la bacchetta. How could this happen to me? Oh, ti dirò, se mo lo fanno secco, no pun intended, sarebbe una botta forte. Ma almeno lascerebbe sta barca trivellata, detto franchise, con dignità. Sarebbe l'inizio veramente della guerra magica. Farlo secco per esprimere il tuo concetto sbagliatissimo. Sacrificarlo per l'utopia. Non fate morire solo i poracci dentro i cunicoli. Mai visti, mai sentiti, ma sti cazzi. Soprattutto lui, che è il tuo attentatore, questo babbano. Bravo Silente, complimenti. Un geomag, nomag, babbano, che schifo, che vorrebbe sposare lei. Una strega, senza sapere che c'è sta già tutto un telefilm. Che ne pensate? Arrogo! Ma chi la strega? No, il babbano. E non è solo lui. Pieno così de babbani che vogliono fa amicizia coi maghi e vivere in pace. È come vedere dei pidocchi vuole fa amicizia con l'antiforfora. Non ha senso. La soluzione è solo una, quella finale. Qualcuno faccia qualcosa? Quini, l'avevi joinato per sposare i babbani. T'ha preso per culo. Eh sì, lo so, e succede. Ma difendi il tuo quasi consorte. O in ogni film ci deve sta un quasi vedovo a Newt, pure te. È preso. Addio, stronzi. Harry Potter gli sarebbe saltato alla giugulare. Quello dei libri, no del film. Ah, ma non è morto, manco svenuto. Che cos'era? L'incantesimo spintarellabus? Va detto bene. Crucio. Meno bene. E con questo segnale forte, ma non come dicevo io, inizia la prima guerra mondiaghi. Che guarda un po' coincide con la seconda babbana. Santos si conferma super e scastra Jacob dal dolore allucinante, lancinante. Allucinancinante. E attenzione, c'è qualcosa in volo. È un uccello? Sì. Ma Fanny gli ha cagato addosso? No, è la cenere che preannuncia l'arrivo di Credence, che mizzozza tutto il cattivo figo. E che cazzo è Ezra? Trucco? Che gli manda a Nargilli tutto lo scam, perché rivela la verità, cioè che il cervide baffutino è già morto. Quindi è uno zombie veramente. Allora ok, la morte rimane imbattuta, ma manco Credence si sente tanto bene. E Aberforth vorrebbe andare a dargli il suo primo abbraccio nella sua vita da padre, ma non ora, perché prima c'è la battuta di Redmayne. Ma che cazzo me ne frega a me? Tu sei cattivo. Oh, ma è spiazzato. Bisogna rifare le elezioni. Magari votando sta botta la butto lì. Ma che cosa? Sono solo volgari accuse. Non ci sono prove. Ma che defunto. Guarda quanto è bello pimpantello, con sta vivacissima tonalità grigio lapide. La solita giustizia orologeria giratempo. Toghe rosse, oro, grifondoro. Ma io sono tasso rosso. E ti dico che c'è un secondo Cilin. Dov' sta? E che cazzo ne so. È questo il piano, non saperlo. E allora di cosa stiamo parlando? Non è possibile che proprio adesso cicci fuori super convenientemente questo secondo animaletto. Non esiste, caro. Possa Radan colpirmi se esiste. Un pastello verdino si fa avanti. Con la valigia! Chi è? Bounty. Glielo potete mettere blu il velo. Bra, te sei ricordato il piano. Non avere un piano. Nessuno doveva sapere. Sì, ma tu lo sapevi. Quelli con più minutaggio, i protagonisti, non dovevano saperlo. Questo infatti non l'ha visto. Cazzo, mi fanno toppa sta cosa. Questi pretendono che me stia bene. Oh, ecco Tina. Oh, fine Tina. Dalla valigia, Romolo è qui. Fatemi sgozza pure quello, please. Ma no, questo è quello vero. Guarda com'è in salute. Si affloscia nelle sue mani. Cioè adesso, proprio mentre lo fa vedere al popolo, torna un arrosticino. Grindelwald, ma l'hai fatta apposta a sciogliere l'incantesimo adesso? Ma che cazzo sto guardando? Roba convenientissima su roba convenientissima, al momento giustissimo. Vabbè, quest'altro è vivo, sì, siamo sicuri. Lei che è veteri magico, ce lo dica lei. Famo scegliere a lui che devo fare riassunto del Signore degli Anelli. Per favore, devo leggere tre libri. Il Cilin si avvicina a Grindelwald. Cazzo, mammo se si inchina sempre a lui. Miglior film della trilogia. Metaglio. Senza sectu sempre. E lo vedi? Mo se inchina Jacob, metaglio ancora di più.
ma secondo te a chi si potrà mai inchinare? No, io non voglio un cazzo, non voglio sapere un cazzo, come disse un amico mio. E invece, ippogrifata! Ma Silente, ovviamente, rifiuta. Perché sappiamo bene che lui non si sente adatto al potere. Anche se io mi chiedo, Silente, che cazzo te frega? Accetta! Tanto sta carica non vale un falci bucato! Tu lo sei stato! T'ha rimosso Caramel quando hai detto che Voldemort... Continuiamo ad andare contro i libri. Vabbè, magari l'accetta dopo. Fanculo tutti. Adesso però rifiuta. C'è sta pure Fanny che guarda. Ma che, ti hanno già scelto? E allora come seconda scelta si inchina Santos. Cerbiattino sessista. Virginia Raggi. Virginia stupefici. Fine. A Grindelwald gli pia male. Che fai adesso? Piangi. No, tira fuori a bacchetta. Ma Credence, c'è Credence una cifra. E se mette in mezzo. I tre maghi, Silente, Aberforth e Grindelsbritz, incrociano i flussi come fecero anni prima per difendere un'altra parente dei Silente. E il patto di sangue comincia a incrinarsi. Il legaccio che gli impediva di combatterlo si sbrindella. Ma perché? Mo ne parlavamo. Perché ora dimensione avversa specchio. Un'altra volta. Non c'entrava una mazza al deluminatore allora. È diventata la regola sta stanza. Ovviamente anche questa convenientissima da sfasciare senza causare morti e feriti. Ma perché non l'hai usata pure con Harry? Gli ha dovuto far rischia la vita al quinto libro. Oppure è sempre nella loro testa. Metà film è nella loro testa. È Split. Il neorealismo stanno facendo. Il neomagismo. Comunque hanno le bacchette. Dai, dai, e fai! Combattimento carino. Le spade laser no però, eh. Mo che? Vedate negli occhi le bacchette. Toccatina di Sisa che fa pensare entrambi i bei vecchi tempi. Concentrati, oh! Trovatevi una stanza. Ci siamo già. E si fermano in parità. Pari va bene, perché non si può sconfiggere uno con la bacchetta di Sambuco, uno che è pure il vero proprietario. Pari, ok. Silente gli volta le spalle e se ne va. Ormai è irrecuperabile. Se l'è presa con un povero babbano davanti a tutti. Ma quello l'ho già ammazzato in anni, Bal, mi segue dappertutto. C'era prima di te. Ma hai provocato. E io me te magno. Ok, quello lo fa davvero, eh. Grindelsbritz sfodera tutta la sua mascolinità tossica. Chi ti amerà adesso? Eh? Solo io ti amavo. Sei solo, non vali niente. Portami un whisky incendiario. Ma Silente regge botta. E il patto di sangue si sfragna. Stavolta per davvero. E allora parliamone un attimo di questo patto di sangue. Era come dicevo io, quindi. Quando Silente decide di anteporre il bene superiore, quello vero, quando decide di superare i suoi traumi, compreso quello della sorella, quando dice Grindelsbritz, voglio il divorzio, si rompe. Oh, bravo Silente, che meriti di meglio. Gli faranno di una cosa del genere? Ti spiegheranno qualcosa? No! Che comunque non ha superato niente fino alla sua di morte. Quello che è certo è che non era il patto di sangue il motivo per cui non si sono menati fino al 45. Quindi, perché hanno messo sto patto? Per fatte fa domande e poi non darti risposte. E vende qualche ciondolino più al Wizardry Merd World, ovviamente. Non è servito a un cazzo. A parte allungare il brodino de pollo magico. Ce piano per culo. Credence sta per fa ciao ciao con la manina. Nella terza scena dove è presente in questo film, quarta forse, dimenticatissimo, perché nei primi due film sembrava il detentore di tutti i segreti, il deus ex machina di tutte cose, l'hype fatto mago, fioder pazzo capraiolo, inutile, a nessuno frega più niente, tranne Aberforth, my boy, la digorata, hai mai pensato a me, always, più delle capre, beh, senti, visto che sta per morire, apri la panza, vedi se c'è un pezzo. L'ho fatto con una donna umana. Non ci credo, Aberforth. Fammi vedere Bezoar, su. Ma starà veramente per crepà? Perché si alza e se ne va. Ma prima avete detto che era destinato a morire. Anche se il film prima ancora si diceva che se poteva salvare. Dipende.
Sta cosa? Da come ne esce dai casini giudiziari? Aspettiamo il processo. Magari si scopre che Ezra stava salvando la giovine indiana. Non voglio un altro Johnny Depp. E bisogna pure vedere come va sto film al botteghino. Addio Creedence. È stato un piacere. E la sua sottotrama l'avemo chiusa. Con Fanny che lo segue. Lo tengo d'occhio io. Dai. Anche se con Creedence mi è rimasta solo una domanda. Piccina picciò. Ma in tutto questo, Nagini? Dov'è Nagini? Ma te rendi conto che nessuno manco la nomina? E tu dirai, non è importante, dai! Ma in sto film te fanno vedere Creedence sempre solo, che scrive sullo specchio. Sai che vuol dire essere sempre solo? Ok, lo eri, ma mo c'avevi Nagini. Dove sta? Te poteva dare una mano a non impazzire! Oh, ma cambiano la trama a seconda di come vogliono l'umore dei personaggi. Tagliano gente, manco le fanfiction. Ma metti Durighe con Creedence. L'ho sbattuta fuori. Mi cambiava la pelle su tutti i divani, le poltrone. Mi ero rotto il cazzo da fa borsette. Ah! Niente! Se stupiscono dei flop poi. Stavolta Grindesbritz sta per piagne per davvero. Però si limita a Dasse. Ancora! Pure questo si rivela un altro film de mezzo. Combattimento tra sti due e ciao. Pensa se veramente smettono dei produlli e finisce così. Ma che tristezza! Scacciamola con un bel sorriso di Bounty! Ma lei è la figlia di Tim Curry? Bounty! Damma a creatura che ma spaventi! E lei è venuta per dire che ci mette una pietra sopra. Su cosa? Su te e me! Vabbè, niente, una stronzata. Anzi, buona fortuna a Tina. È una decade che ci provo con te, ancora non hai capito. Ma che veramente stiamo a perdere tempo per chiudere la sottotrama amorosa di te? E non c'è Nagini! Che chi cazzo sei? Discorsetto spieghino tra Silente e Newt. Sul perché si è rotto il patto. Oh, vediamo se ci ho preso. Io volevo difendere, lui voleva uccidere. E quindi? E quindi niente. Questa è la spiegazione. Ma un dialogo che vada oltre le tre parole. Oh, ma la spiegazione è questa. Ma io non posso creare la trama per i cazzi tua. Non c'è bisogno di dire altro. Senti che poesia. Io volevo difendere, lui voleva offendere. Wow. Senti, era meglio la spiegazione mia. Ma comunque, lo troverai Grindelwald ormai, visto che si è rotto il patto. E lo sconfiggerai, vero? Promettimelo! T'ho detto, ma voglia te. Silente, perché gli dici le cazzate? Troppo dovrà aspettare il mio grosso, grasso matrimonio babbano! Madonna, quindi, pari l'angelo Meringa. Si sposa con Jacob! E Newt è teso. Perché? Perché? O dico io o te leggo dentro? Ti penetro! Perché mentre Newt prova il discorso, grazie di avermi voluto invitare allo sposalizio, chi ti arriva? Polpettina! Come va? È la seconda scena che c'ho in sto film. Stai quasi allo stesso minutaggio di Creedence. Polpettina messa, tanto per ricordarte che tra i due, Ammic, ammic, smucin, smucin. Ma cosa? C'hai ragione Bounty, è una fatica. Mentre Teseus da chi ha accompagnato? Vedi, il fascino mediterraneo colpisce ancora. Vabbè, sbrighiamoci, che poi devo andare a prendere l'autobus. No! Sì! E prenderò a calci in culo tutti i caucasici che provano a fregarmi il posto. Imboccano tutti per la cerimonia abusiva. Tutti tranne Silente, che è too cool per partecipare al matrimonio babbano. Quello è quello che sta fuori, tutto spavaldino, capito? Che cazzo fai qui fuori, maleducato? Ma entra! Ma chi ha l'anello? L'asticello! Avrebbe fatto più ridere se ce l'avesse avuto lo snaso, dai, che se lo fregava. Il mio tesoro! Dobbiamo darlo a Jacob! No! Grazie, Newt! De che? A te la scelta. Le scelte, signor Newt! Ma guarda, lo rifarei se me lo chiedessi tu. Newt, ti ringrazio, ma sono appena tornato sincol. Mi sembra troppo presto per ributtarmi nella vasca dei tritoni. Se becchiamo al quarto film, forse. Perché questo di film finisce qua, con Silente che se ne va. E anche stavolta se la siamo cavata senza di quasi incazzo a nessuno. Se ne va guardando la coppia felice e un pochino soffre, pensando al suo amore che mai si coronerà. E proprio per i matrimoni bisogna aspettare altri 60-70 anni, pure 80. Fine! Considerazioni finali. Mi pare di aver capito che l'opinione generale è che questo film sia meglio del secondo. E io mi chiedo: che cazzo di animali fantastici!
piedi. O meglio, stamo là. Regà, stamo là. Ora, magari parlano un po' di più dei personaggi principali, come ho detto, come Silente, Grindelwald, Aberforth, Ariana. Ma regà, i personaggi secondari sono trattati malissimo, tutti inutili, tranne X e Jacob. Teseus se fa rapì. Yusuf alla fine fa un incantesimo, uno, per libera Guido stronzi. Bounty porta le valigie e i caffè. Quindi fai le faccette. Nagini non pervenuta. Credence sballottato dagli eventi. Tutti i personaggi pompati a stecca durante le presentazioni degli altri film, che si risolvono con la tristezza. E oltretutto mi pare di capire che l'opinione generale sia che il secondo tempo è meglio del primo. E invece a me è piaciuta più la parte iniziale. Guarda un po', dove parlavano della roba di trama che incastrava pure bene, te l'ho detto un po' di volte nella prima parte. Il rapporto con Grindelspritz, i discorsi su Ariana, anche se c'è della roba inutile, eh. Il valigiaio come pezzo inutile non se batte. Quello che voglio dire è che toglievi 40 minuti di film, era identico. Anche nella seconda parte stanno cose carine, ma finisce con un mappazzone di scene come doveva andare, proprio tutto giusto al momento giusto, tipo il finale della terza stagione di The Boys. Spoiler, non è cambiato un cazzo dal primo film, a parte toglie un oggetto filler. E parlando di Grindelwald, Mikkelsbritz, come Grindelwald l'ho trovato un po' piatto, ma secondo me un po' scodella, un po' padella. Ha fatto il lavoro suo. In sostanza, opinione finalissima, sti film a me sembrano più una sequenza di scene messe per spiegare le cose che t'accennano prima, ma che non hanno una direzione, non hanno un'anima, non sono manco Horcrux. Non c'è una linearità di una trama pensata dall'inizio, secondo me. Perché prima il focus erano gli animaletti, e poi Credence, e poi Grindelspritz, e poi Silente. In Harry Potter alla fine seguivi la storia di quei tre stronzi che erano i protagonisti. Qua c'è Newt che è spettatore, come noi praticamente. È più Silente il protagonista, più Grindelwald. E ci stanno dei personaggi che cambiano e gli girano intorno. Te ci fanno credere tantissimo e poi li buttano via. Credence fra tutti. Ormai sti film io li prendo per quello che so. Il Dragon Ball GT di Harry Potter. Comunque questo film ha un grandissimo pregio e glielo riconosco. E il pregio è che non hanno mai usato la polisucco. Congratulazioni! Qui finisce tutto quello che sappiamo sul magico mondo di Harry Potter e spin-off. Faranno un quarto film? Chi lo sa? Ma io sarò qua, al varco, ad aspettarli per smistargli il cervello. Ci vediamo presto per l'inizio di un'altra saga fantasy. Forse la faga fantasy. Però pure Harry Potter è bello. Leggete i libri. Ciao ciao!